Buongiorno amici e ben ritrovati. Un saluto a tutti i nuovi iscritti e grazie mille per tutti i like che lasciate ogni volta che faccio un video, grazie di cuore. Oggi ho una Philips Soundbar modello HTS 5110/12 con il problema dell'audio. L'audio piano piano si abbassa fin quando sparisce quasi del tutto e poi ha dei picchi che riparte a manetta da solo senza neanche toccare il volume e così via. Questa soundbar, per chi non lo sa, è una cassa che si collega alla televisione per ascoltare i film. Comunque è ancora in commercio e si aggira intorno alle 300 euro. Seguite il video perché adesso andiamo a vedere lo schema per ragionare sopra sul discorso dell'audio. Bene, dopo una breve ricerca su internet ho trovato il service manual, qui vi spiega veramente tutto. Alla pagina 20, risoluzione dei problemi, già ci può aiutare tantissimo perché qua vi spiega benissimo che cosa si può fare se avete dei problemi classici. Comunque noi andiamo subito alla voce audio. Qua dice se non hai, se non c'è audio allo speaker, segui queste indicazioni. Controlla il pin 2 dell'IC PT2313L, numerato con U17 e deve avere 9 volt. Se sì, se yes, fai questa cosa. Controlla questo integrato. Se no, controlla il diodo D25 che non ha un valore di che ha un valore di 0 ohm. Se ha 0 ohm, fai questo. Se no, non ha 0 ohm, controlla questo. E niente, qui adesso io lo tengo buono queste indicazioni molto preziose, però voglio andare a capire che cos'è questo PT2313. Io l'ho già visto alla pagina 37. Eccolo qui, e come dice lo schema, cioè le indicazioni, dice di controllare al pin 2 se ci sono 9 volt. Qua infatti arrivano i 27, se, e poi di controllare, eccolo qua, questo è il D25 da 1 volt, è un diodo Zener, di controllare questo diodo. Iniziamo subito a smontare la scheda e controlliamo con il tester tutte le indicazioni possibili che ci dà questo service manual. Bene amici, dopo aver smontato la parte posteriore della nostra cassa, ecco qui il nostro U17, è quello che dobbiamo controllare noi in questo momento. Il pin 2 è questo. E lo riconosco facilmente perché c'è questo simbolino rotondo che indica il pin 1, quindi il 2 vicino all'1 e questo è il 2. Questo qua invece è il diodo Zener D25, che anche questo qua andrà controllato, dopo lo vediamo. Però prima di procedere a controllare questa parte voglio verificare che sul connettore di alimentazione ci siano i 27 volt come da schema. Così verifico che il trasformatore è tutto ok. Questo è il trasformatore collegato alla presa. E questo. Adesso andiamo insieme a fare la verifica della tensione di alimentazione. Così, in modo. Scusate, ma ho soltanto una webcam e faccio una fatica a fare video. E vabbè. Questo, eccolo qua, questo è il nostro tester. Facciamo subito una prova di alimentazione. Collego il connettore. Abbiamo 27 volte, 7, quindi l'alimentazione c'è e fino a qua siamo a posto. Adesso vado a misurare la tensione sul pin 2 come sul service manual. Vediamo insieme e voilà. 0000, niente, 0 volt, non c'è alimentazione. Quindi adesso andiamo a vedere che cosa ci diceva il service manual.
Come dicevo prima, sul pin 2 non c'è alimentazione, non ci sono 9 volt, qui c'è 0, non c'è alimentazione. È per quello che poi l'audio si abbassa. E adesso dobbiamo verificare il secondo passo, che era pagina 20. A pagina 20, eccolo qua. Qua diceva di controllare sotto sotto, eccolo qua, questo. Se sì, sotto qui invece no, non c'è. No, allora dice di controllare il D25 se c'è una resistenza di 0 ohm e poi vediamo se fare qui o qui. Ok, adesso dobbiamo sistemare il tester in modalità diodo. Perfetto. E proviamo i puntali se funziona. Vedete che segna sia da un lato che dall'altro, quindi conduce e si sente anche il beep. Adesso andiamo a provare il nostro diodo. Ecco qua. Facendo la prova andiamo a vedere se conduce. Da questo lato non dovrebbe condurre un diodo normale. E infatti non conduce. Adesso proviamo dall'altro senso. Ha fatto un beep, però segna soltanto all e mi dà 0. Vi faccio vedere sul tester. Vi faccio vedere, allora, da questo lato 0 ed è giusto che non segna da questo lato. Dall'altro lato invece dovrebbe segnare. Fa soltanto un beep e poi segna 0 all in ohm, come dice lo schema. A questo punto il diodo è il problema di questo problema dell'audio. Bene amici, voglio fare la prova del 9 insieme a voi. Allora, questo è un diodo che ho in giro io a casa, è sempre un diodo Zener, ma comunque non è dello stesso valore. E invece questo è quello che abbiamo dissaldato prima insieme. Dunque, come dice il manual service, dobbiamo provare se c'è una resistenza nel diodo. Quindi mettiamo il tester in modalità ohm. E mettiamo il puntale più sull'anodo e il meno sul catodo e andiamo a visualizzare il display. E in effetti ci segnala una resistenza. Adesso facciamo la stessa operazione con quello che ho dissaldato, quindi anodo più e meno catodo. Proviamo bene. Niente, non ci dà nessuna resistenza. Quindi, come dice il manual service, andiamo a sostituire questo diodo da 1 volt. Bene, amici, dopo aver cambiato il diodo Zener, io vado a controllare l'alimentazione sempre sul pin 2. Vi ricordate che prima non c'era? Adesso vi faccio vedere. L'alimentazione è tornata, abbiamo 8 volt qua. Adesso rimetto il punto alla massa, abbiamo 8 volt. Quindi il datasheet ci chiede almeno 9 volt, 8 volt è sufficiente per far funzionare questo integrato. Il problema è che comunque non è stato risolto perché l'audio si abbassa un'altra volta. Quindi nonostante il diodo che non funzionava, ho anche dato una pulita a tutti i condensatori, vedete che adesso li ho anche cambiati per sicurezza, ma comunque il problema secondo me è soltanto questo. Sì, il diodo è questo. Adesso facciamo un'altra cosa, vado a sostituire tutto questo processorino qua, smonto la scheda e poi proviamo l'ultima prova e vediamo che cosa è cambiato. Dopo aver protetto le parti sensibili come i connettori di plastica e alcuni componenti SMD con il nastro ad alta temperatura, procedo con un po' di flussante per
agevolare la dissaldatura sul connettore. Sì, sul connettore, stavo dicendo, sono abituato con questi connettori. Sul chip audio. Ok. 300 gradi della mia stazione dissaldante. Forza a dare al 50% e iniziamo a scaldare il chip. Siamo, eh? E voilà. Bello fumante, eh? Ora procedo con la pulizia delle piazzole, metto un po' di flussante ancora per agevolare la pulizia, uso una trecciola da 4 mm e una punta a tazza con un incavo all'interno per poter trattenere lo stagno. La prima parte è stata completata, adesso vado sulla seconda, ecco qua. E come vedete, in una sola passata le piazzole sono state pulite per bene. Faccio vedere. Oggi non voglio attaccare il microscopio, vi faccio vedere un po' di lavoretti così con questa webcam. Bene, adesso do una bella pulita e procediamo alla saldatura con il saldatore. Adesso vado a posizionare il processorino, eccolo qua, in posizione corretta, mantenendo il pin 1 con riferimento sul pin 1. In questo momento io sto guardando dal microscopio perché non è collegato al computer, ma per agevolare questa operazione è richiesto un minimo di occhio. Perfetto, per me così è sufficiente. Perfetto, non so se voi potete vedere meglio di così, io non riesco. Adesso vado a ripassare i pin con la stessa punta di prima. Lo tengo giù premuto, vediamo se si è mosso. No, non si è mosso. Lo tengo, si è leggermente mosso, è scivolato. Ci vuole un'abilità nel posizionarlo e poi il gioco è fatto. Andiamo senza farlo muovere. No, si è mosso un pochino, non mi piace, lo rimetto. È questione di proprio di decimi, non è tanto, ma
Ok. E lo vado a puntare su alcuni pin. Così non si muove. E poi lo saldo tutto. Perfetto. Ok, adesso gli do una bella passatina con un po' di flussante. Io di solito questi qui li saldo a mano perché preferisco divertirmi un po' di più. Adesso giro un po' la scheda per comodità e vado a ripassare l'altro lato. Anche perché con una punta di questo tipo è perfetto, è fatta apposta per fare questo lavoro, quindi perché trattiene lo stagno all'interno aiuta a disaldare o a saldare questi integrati di questa forma. Dopo magari se riesco vi scatto una foto, ve la faccio vedere come è uscito, visto che non avete il microscopio a vista. Ok, e il chip è stato saldato. Adesso rimonto tutto e andiamo a provare. Speriamo bene, dai. Niente da fare, amici, il problema è rimasto. Diciamo che però almeno questo lavoretto di dissaldare il componente e saldarne uno nuovo è comunque servito come allenamento. Dopotutto, non sempre le cose vanno bene, a volte vanno anche male e io ve le faccio vedere lo stesso. Quindi siamo qui tanto per divertirci, non è un lavoro questo, è soltanto un divertimento. Bene amici, siamo arrivati al termine del video, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Grazie per la visione.